Siamo al lago delle Ginestre e ci sta rifacendo la canna perché abbiamo intrigato. Questo forse ha preso. No, 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 andiamo a prendere. No, ragazzi, guardate. Manuelito, raccontaci cosa è successo. Allora, intanto panoramica del lago, eh. Location stupenda a pochi minuti da Viterbo. Ma vai Manuele, guarda, fatti quadrare, fatti fotografare Manuele. Ragazzi, immortaliamo, dai, dai, gettalo, gettalo. Ciao Bonnie, ciao bello. Manoletto, allora ci avevate due canne tipo queste. Sì, queste. Allora, Alessandro ha tirato. Io, visto che non sono capace perché era il primo giorno, gli ho tirato sopra perché non avevo visto dove stava e si sono trigate. Qui riesco, hai trovato? Non riesco a capire, fammi mettere a fuoco, aspetta. Quindi il riassunto è stato abbastanza semplice. Quello che è complicato invece è quello che gli tocca fare al nostro operatore, che deve rifare tutto il lavoro doppio. È come se avesse affittato 5 canne. No, sta tirando. Piano, 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 piano. Guardate. Sentito. Guardate, Manoletto. Mamma mia, buono, 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 buono. Lascio nell'acqua, lascio nell'acqua. Madonna, che bestia. Eccolo, eccolo. Che bestia! Bello Oh, grosso. che Grosso. Mamma mio! Ah, vedi che c'è, quello andiamo a comprare avanza con una cosa del genere. Ma no, che fa sia da forbice che da pinza. Ok, dai, vagliela da, vagliela da. No, non l'acqua, dagliela a loro, regalagliela a loro. Perché noi non la maniamo. E se la mangiano. Mi avete fatto lavorare al triplo. Allora, però vediamo il tipo di pesca. Innanzitutto qui brucia il filo in eccesso con l'accendino. Galleggiante. Vetrino. Quello che è? E Vetrino. vedremo che serve. Perché A fa tirare specchio, pesci? sì. Ah, ok, quindi è tipo la cosa bianca quando si attirano i polipi. In sostanza, una cosa colorata. Andiamo Manoletto che è pronto a lanciare. Tanto Alessandro pure è pronto. Allora, prima lanciale, vai, zoomata su Ale che sta per lanciare. 1, 2, 3, olè. Ottimo, bella Ale. Vai Manoletto, facci sognare. Con quella trota ci hai fatto veramente provare emozioni uniche. Ho sentito sensazioni proprio grandi dentro a me. Grande emozione, trota enorme. Eccolo Manoletto. È andata bene, eh? È andata bene, Manoletto. Detto quella trota che ho preso io. Attenzione ragazzi. Io, ok. Redino, redino, eccolo. Guardate che bestia. Ale 2, Manu 1. Allora, piega quelle forbici adesso. Alle 2, Manu 1, si tratta di una trota. Dai, là di sopra, adesso respira. Ha detto, guarda, più brutto quarto d'ora del così oggi, una settimana non è passata. Ma poi alla fine la trota si è ripresa.